Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Questo pomeriggio di questa domenica di marzo sono qui al mare, come al solito, a trascorrere un po' di tempo libero con le mie cagnoline. Mi piace passeggiare sulla spiaggia, alcune volte correre, alcune volte semplicemente stare a guardare il mare, l'azzurro, l'immensità del cielo. È bellissimo poter stare in un ambiente come questo, perché veramente è altamente rilassante. Qui ci sono dei colori riposanti perché c'è l'azzurro del mare, del cielo, anche in una giornata come oggi che è abbastanza nuvolosa. Dall'altra parte della spiaggia c'è questo boschetto che con il verde rilassa e rigenera. Poi c'è un odore bellissimo dovuto alla presenza degli alberi, l'eucalipto, il pino marittimo, l'odore del mare, quindi è un'atmosfera veramente meravigliosa. Le immagini sono importantissime per far sì che la nostra mente si rilassi, quindi è importante esporsi alla bellezza della natura e ai suoi colori, e i colori sono fondamentali per rilassarsi, per meditare, per liberare la mente e portarla verso sempre pensieri positivi, sereni, e per poter anche attivare il pensiero verso quello che è la creatività. I bei colori, le belle immagini hanno il potere di modificare anche la natura dei nostri pensieri, quindi un pensiero negativo può essere sicuramente migliorato grazie alla bellezza dei colori, sia essi dovuti alla natura, sia anche soltanto osservati attraverso una fotografia, un poster, un disegno. E proprio perché le immagini hanno questo potere positivo di modificare le emozioni e i pensieri, che io non perdo occasione per stare negli spazi naturali, dove immagini e colori sono sempre al meglio. Qui il senso di benessere è grande, è meraviglioso, così anche migliore è l'umore. Come si fa a non sorridere e a non star bene in mezzo alla natura? È così meravigliosa che non ci può far che esprimere tanta tanta gioia. Peccato che oggi non sia la giornata giusta e quindi io non abbia modo di vedere l'arcobaleno. Ho letto recentemente che i colori dell'arcobaleno non solo rasserenano, ma addirittura distolgono l'attenzione dal desiderio compulsivo di abbuffarsi. Ho l'idea adesso di colorare un foglio con i colori dell'arcobaleno e ritagliare un pezzettino di questo foglio e portarlo sempre con me. Voglio vedere che effetto fa. E tra i colori pare che il colore rosso sia quello che aiuti di più a concentrarsi. Questo motivo è dovuto al fatto che siamo abituati ad associare il colore rosso agli errori, e ciò ci spinge a impegnarci ancora di più per evitarli, e questo pare sia il motivo per cui riusciamo a concentrarci di più se abbiamo modo di guardare qualcosa di colore rosso. E i colori caldi in generale sono quelli che aprono vista e cuore alla tenerezza e al calore, un calore che molto spesso sentiamo anche a livello fisico, quindi possiamo avvertire del tepore grazie anche alla visione di questi colori caldi. E i colori invece sfumati, pastellati, mescolati assieme, sia colori caldi che colori freddi, ci aiutano a sbollire la rabbia. L'ho letto ultimamente in un articolo sul web, ciò pare sia stato qualcosa che hanno
evidenziato con degli studi alcuni psicologi di Harvard. E in generale comunque non solo si perde ogni forma di nervosismo e irritazione stando a contatto con colori pastellati, ma ci si addolcisce. E se questi colori poi appartengono a un bel paesaggio, la disponibilità verso il prossimo si accentua ancora di più. Quindi invito tutti voi a uscire, stare all'aperto, godersi bei momenti in mezzo a paesaggi naturali ogni volta che è possibile, per rilassarsi e per vivere bei momenti. Sperando che questo video vi sia piaciuto, vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!